Concita De Gregorio, invidia sociale, vendetta di classe, oppure è giusto iniziare a guardare verso questi ambienti quando si cercano soldi come no, stiamo ma è come essere al cinema, no? Io, scegli quello che vuoi, io non vado a spese, è una frase che non ho mai sentito in vita mia. No, è come vedere... Io capisco che siano appassionanti anche tutte queste serie sui rich kids, no? Perché è proprio come stare al cinema, cioè un altro mondo, una dimensione che fa effettivamente ridere, infatti ridevano tutti. Oltretutto quel drago era orribile. Il buon gusto non va di pari passo. Una delle cose più brutte che abbia mai visto, quel drago che piace molto agli italiani, ha detto la signorina. Vabbè, insomma, si scherza, no? Cottarelli, è là che bisogna cercare il denaro. Insomma, è chiaro che la tassazione è sempre stata usata un po' per ridistribuire un eccesso di ricchezza. Il problema è che è diventato sempre più difficile tassare i ricchi o chi ha un reddito alto, perché è aumentata molto la mobilità da un paese all'altro. Cioè, se aumentano le tasse sui ricchi in un posto, loro scappano in un altro paese. Quindi l'unico modo per risolvere la questione sarebbe un accordo a livello internazionale. Ma non, non è semplice. Ma non si farà mai. Avvocato Paniz, c'è chi dice che alla fine in Italia la ricchezza viene condannata a prescindere, è così? Ma qualche volta può sembrare così, in realtà ci sono tante persone che hanno disponibilità e che fanno del bene agli altri in maniera molto silenziosa ma molto costante. Io vivo in una terra dove c'è un signore sicuramente di grandissime disponibilità come il signor Del Vecchio, titolare di Luxottica, che però è primario al mondo il suo interesse per il welfare e quindi la disponibilità nei confronti di chi ha meno, dei suoi collaboratori, dei suoi dipendenti. Quindi ci sono tantissime situazioni nelle quali la ricchezza può essere distribuita degli esempi in maniera efficace. Fulgidi, andiamo a vedere invece chi ha di più, che cosa deve fare. È arrivato il taglio delle pensioni d'oro, Emanuela Pendola. Sono stato in molti paesi, ho svolto le funzioni di ambasciatore in Africa, in Camerun, poi sono rientrato a Roma e quindi sono stato inviato a fare l'ambasciatore in Finlandia, Helsinki, e poi a Strasburgo come rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa. Una prestigiosa carriera da ambasciatore e alla fine un'ottima pensione, di quelle che vengono definite d'oro, per le quali la legge di bilancio ha previsto un taglio e il contributo di solidarietà sugli assegni che superano i 100.000 euro lordi l'anno. La sforbiciata parte da giugno, ma varrà anche per i mesi precedenti. Ho fatto il diplomatico dal 69 al 2011, 42 anni. La mia pensione è di 5.800 euro netti per 13 mensilità. Il suo assegno mensile è già ridotto di circa 25 euro per il blocco della perequazione e da questo mese col prelievo di solidarietà sarà tagliato di altri 200 euro. L'ambasciatore difende la sua pensione, ma ormai i tagli sono effettivi e in un anno dovrà rinunciare a circa 3.000 euro. La sua pensione è giustificata dai contributi versati? Sì, questa pensione l'ho guadagnata perché i contributi li ho versati. E li ho versati tutti. No, ragazzi, no, cerchiamo di non giocare su queste cose. Allora, avvocato Bertucci, il governo aveva detto faremo Robin Hood, toglieremo ai più ricchi e daremo ai più poveri. È andata così? Non proprio. Se fosse Robin Hood, è un Robin Hood che si è accontentato di poco, perché a vederlo da qui sembra più una mano di vernice per dare un'imbiancata, una rinfrescata alla credibilità della politica, della casta, come che viene combattuta, però senza prima verificare se sotto l'intonaco era sano, se dovevamo stuccare qualcosa, quindi sembra più una mano di vernice. Ben avvocato diverso. Paniz, lei è avvocato di molti di questi pensionati, cosa contesta al governo? Contesto due cose. La prima è che vengono mortificate figure apicali della vita dello Stato, persone che hanno dedicato giorno e notte molto spesso per il bene degli altri e che hanno raggiunto posizioni sicuramente di rilievo, ma che non è giusto mortificare perché sono state la guida del Paese. Pensiamo ai vertici militari, pensiamo ai magistrati, pensiamo ai grandi amministratori e così via. E in secondo luogo contesto il fatto che queste persone hanno fatto un patto con lo Stato. Quando hanno iniziato la loro attività sapevano quale sarebbe stato il percorso da seguire e quello che avrebbero ottenuto. In realtà questo patto viene violato unilateralmente dallo Stato. Lo Stato non può permettersi di violare
unilateralmente il patto che ha fatto con i cittadini, e se vuole violarlo lo deve violare con tutti. Giustizia, necessità, equità entrano in ballo tutte queste categorie, no? C'è ragione da tutte le parti, nel senso che naturalmente vedere qualcuno che guadagna più di 5.000 euro al mese di pensione, quando i nostri figli il concetto della pensione non lo prendono neanche in considerazione. L'altro giorno c'era una manifestazione a Roma dei pensionati e io cercavo di spiegare, perché mi chiedevano ma come fanno a scioperare i pensionati? Dicevo no, ma è uno sciopero dei pensionati perché c'è un tema legato alle pensioni. Ecco, perché a meno di 25 anni le pensioni non sono un'idea, no? Quindi capisco che generi non sono una prospettiva, non esistono, non è nel loro orizzonte. Capisco che generi molta così inquietudine, rabbia, invidia, l'idea che ci sia qualcuno che prende le pensioni così alte. Però è anche vero che se tu per tutta la vita hai pagato, hai contribuito per avere quel denaro nel momento in cui saresti andato in pensione, sono contributi che hai dato. Quindi non hai diritto. Cottarelli, ma quanti soldi si fanno intervenendo su queste che sono emblematici, ma poi... No, questi non sono tanti soldi, è stata una misura così, un po' di simbolo. Lì bisogna tener conto di varie considerazioni. I contributi sono stati versati, le pensioni corrispondono all'attuale metodo di calcolo delle pensioni, cioè il contributivo, perché invece c'era un metodo precedente, lì si sarebbe potuto fare un ricalcolo sulla base del contributivo. Io ho pagato tanti contributi, e mi viene una pensione che corrisponde ai contributi pagati sulla base però del metodo attuale del contributivo, allora il caso è un po' diverso. L'altra considerazione è che io, nell'ambito come commissario per la revisione della spesa, nell'ambito di un insieme di sacrifici che si chiedevano un po' tutti, avevo anche messo una misura di questo tipo. Però lì i sacrifici un pochino li dovevano fare erano tutti. Quindi alla fine toccava anche a loro a livello... Andiamo a vedere che TFR prendono gli europarlamentari. Emanuela Pendola. Quest'epoca della globalizzazione bisogna comprendere quanto è importante l'Europa. L'Europa, l'onorevole Bartolozzi ne sa abbastanza, è stato eurodeputato per 9 anni. Oneri e onori. Qual è il trattamento economico degli europarlamentari? L'indennità 6.250 euro. Netti. Una diaria di circa 290 euro al giorno di presenza, con il costo della vita che c'è a Bruxelles e a Strasburgo, non mi sembra un grande onorario, insomma. A fine legislatura arriva l'indennità di transizione, una sorta di buonuscita tutta a carico del bilancio comunitario. Obiettivo, sostenere l'ex europarlamentare mentre si reinserisce al lavoro. Alla fine del mandato viene calcolato un TFR, che è una mensilità per ogni anno di presenza parlamentare. La prima volta ho preso 35.000 euro circa, la seconda volta circa 36-37.000 euro. E dopo la liquidazione a 63 anni scatterà anche l'euro pensione, che per gli anni precedenti al 2009 sarà ridotta. Il Parlamento europeo infatti ha recepito la delibera FICO che ricalcola gli assegni vitalizi. Lo dovrei prendere dal 2020. Mi dicono i colleghi sui 1.300 euro. Se uno pensa che poi parlamentare europeo arricchirsi, non ha capito niente. Allora, Concita e Gregorio, qua ci sono concetti strani, no? Il reinserimento nel mondo del lavoro. Sì, io voglio dire anche una cosa antipatica. Posso? Posso dirla? Cioè, il reddito deve anche tener conto degli anni che tu hai impiegato a formarti rispetto a una competenza, no? Per cui persone molto competenti che hanno studiato fino a 30 anni, che hanno fatto un investimento e le loro famiglie hanno fatto un investimento per prendere una laurea, un dottorato, per andare all'estero a fare un master e che quindi sono diventate molto competenti in un ramo, devono essere pagate per quello, così come gli insegnanti dovrebbero essere pagati per la loro competenza e non lo sono. Allora qual è il problema? Che cos'è che genera rabbia? Non è che non deve essere pagato chi sa fare qualcosa, è che tutti quelli che sanno fare qualcosa devono essere retribuiti in base, proporzionalmente rispetto a, come dire, l'impegno, l'investimento che hanno. Allora, quello che succede è che, per esempio, dico gli insegnanti perché la categoria degli insegnanti in Italia, che è la colonna vertebrale del paese, è sottopagata, enormemente sottopagata, eppure sono persone che si sono formate, che hanno studiato, che hanno investito, e poi ci sono altre categorie che a parità di sforzo e di investimento guadagnano moltissimo di più. È il confronto che fa. È il confronto. Emanuela Bertucci, è possibile che ci sia un trattamento di reinserimento per il politico che è stato a Bruxelles?
Ma certamente se il politico ha abbandonato per quel periodo la propria attività lavorativa principale, originaria, per dedicarsi alla comunità, e questo vale per l'Europa come per l'Italia, inevitabilmente poi bisogna rimettersi in marcia e quindi altrimenti non lo farebbe nessuno. Nessuno lascerebbe il proprio lavoro per fare una legislatura di europarlamentare. Allora, Cottarelli e Panis che devono intervenire. Prima vi voglio far vedere un privilegio che veramente a pochi può piacere. I baby pensionati, Emanuela Pendola. Ci ho creduto nella divisa. Ho fatto il coordinatore dei vigili urbani a Nemi. Sono andato in pensione perché c'era la legge dei famosi 19 anni 6 mesi in giorno. Bastavano neanche 20 anni di contributi e ora Luciano è in pensione da 23 anni. È uno dei cosiddetti baby pensionati, gli oltre 400.000 lavoratori del settore pubblico che hanno potuto lasciare il lavoro con pochi versamenti e in giovane età. Sono andato in pensione giovane. Come ha occupato il tempo libero in questi anni? Continuavo a fare il vigile urbano volontario, ma più libero. Mi sono occupato della famiglia, quindi dei figli, e ogni tanto vado in campagna su un pezzettino di terreno e faccio qualche cosa. A quanto ammonta la sua pensione? Circa 1.200 euro al mese. Netti? Netti. In pensione molto prima, con assegni un po' più bassi, ma percepiti per decenni. Ed è così che i baby pensionati arrivano a incassare anche il triplo di quanto versato. Un macigno previdenziale che ci costa 7 miliardi e mezzo ogni anno. Pensa di essere un privilegiato? Se penso attualmente a quelli che devono andare in pensione, che devono andare fino a 66-67 anni, quindi sono stato un privilegiato sempre questo. Allora, Cottarelli, queste se ne parla di meno, ma pesano davvero tanto, vero? Questo è uno dei problemi. Quando si sono date queste pensioni, si pensava che non ci sarebbe stato un problema di sostenibilità della spesa pensionistica. Poi sembravano cose normali. Questo ci dice anche adesso che in prendere certe decisioni bisogna guardare fra 10, 20, 30 anni, perché quelle cose che sembrano sostenibili adesso non lo saranno. Il conto arriva, Concita. Cioè il problema è esattamente sempre questo, perché se c'è una legge che ti consente di andare in pensione con 19 anni, tu ci vai naturalmente. Il problema è una politica, lo diciamo tante volte, che sia capace di guardare non al suo interesse del prossimo triennio o trimestre o 30 giorni, ma che sia capace di guardare da qui a 30 anni. Cioè qualcuno che faccia delle leggi che diciamo saranno in costanza e in vigore anche quando lui non ci sarà più, e questo non succede mai. Avvocato Paniz, sarebbe giusto ricalcolare queste pensioni? Dal punto di vista economico sarebbe giusto ricalcolare queste pensioni, però bisogna tener conto del fatto che queste persone si sono accordate con lo Stato a suo tempo, hanno utilizzato delle leggi che lo Stato ha emesso e quindi non è nemmeno giusto intervenire nei loro confronti. Il problema vero si deve spostare. Noi dobbiamo far sì che l'Italia abbia più chance di lavoro e quindi più possibilità di entrate, e se ci sono queste possibilità di entrate maggiori, allora il problema del taglio non si pone più per nessuno. Emanuela Bertucci. La soluzione non c'è. Tutti i baby pensionati rimarranno sul groppone della spesa italiana per i prossimi 30-40 anni. E quindi questo è ineliminabile, qualunque rimodulazione si voglia fare, anche perché se poi si rimodula ci sono i ricorsi e si prosegue così. L'unica cosa è non ricommettere gli errori per almeno il imparare.